Io ringrazio naturalmente, il professor Tesei per la sua gentile presentazione e per quello che ha detto a proposito del significato della storia della matematica in sé e funzionale all'insegnamento, alla sua didattica. E ringrazio la Fondazione Lincei per la scuola per questo invito. Io parlerò della matematica italiana nei primi decenni di vita unitaria ed è una storia, quella che io racconterò nel tempo che abbiamo, ed è una storia che si connette molto naturalmente con la storia civile del paese, con la storia civile dell'Italia, con la storia che abbiamo studiato a scuola, magari qualche anno fa. Io parlerò sostanzialmente degli anni che vanno dall'Unità d'Italia, quindi 1861, magari anche un po' prima, parlerò, accennerò al Risorgimento, fino alla Prima Guerra Mondiale, quindi fino al 1915 o poco oltre. Dicevo, è una storia che si intreccia in modo molto naturale. C'è stata e continua a esserci una certa retorica risorgimentale per cui l'Unità d'Italia oltre ad aver assicurato il Risorgimento, oltre ad aver assicurato l'Unità d'Italia, l'unità politica del paese, ha anche liberato tutte le energie sociali, culturali, intellettuali del paese e quindi ha favorito lo sviluppo anche della matematica. Ecco, c'è ovviamente c'è una certa enfasi in questa affermazione, però è un'affermazione sostanzialmente vera. Noi la esageriamo, la esasperiamo, la semplifichiamo dicendo che in fondo sono stati Mazzini, le sue cospirazioni, Cavour, la sua politica e Garibaldi, il tocco finale, la spedizione del 1860, che hanno creato la matematica italiana, appunto, esasperando questo. Ma vale anche l'esasperazione inversa, cioè nel senso che i matematici italiani, l'esagerazione, i matematici italiani sono loro che hanno fatto l'Unità d'Italia, perché hanno dato un contributo significativo, sono stati parte significativa di quel piccolo gruppo di italiani, di classe dirigente, che ha portato all'Unità d'Italia. Ecco, questa è ovviamente l'esagerazione, ma per sottolineare come subito, sin dall'inizio, ci sia un profondo legame, un profondo intreccio tra lo sviluppo scientifico del paese, lo sviluppo, noi parliamo solo di matematica, tra lo sviluppo matematico e lo sviluppo del paese da un punto di vista civile. Esagerazione per esagerazione. La matematica italiana nasce nel 1861. Certo, non è vero, no, nulla nasce dal nulla, come si dice, non è possibile che una disciplina, soprattutto come quella matematica, nasca all'improvviso, quando il 17 marzo del 61 viene proclamato il Regno d'Italia. Però c'è del vero, nel senso che se voi provate a chiedere ai vostri studenti, qualunque sia l'età, qualunque sia l'anno, anche a qualche studente universitario, magari non matematico, o anche matematico, di farvi il nome di qualche matematico italiano precedente fino alla prima metà dell'Ottocento, si troverebbe un po' in difficoltà, nel senso che nomi di matematici italiani precedenti all'unità. Beh, certo, qualcuno si ricorda che Lagrange era nato a Torino, quindi stiamo parlando di uno dei massimi scienziati, anche matematico, massimi scienziati degli ultimi decenni del Settecento. Era nato a Torino, quindi se volete era italiano. Qualcuno si può ricordare di Ruffini, quello del teorema di Ruffini, quello che insegniamo ancora adesso, e che era di Modena, e che era matematico, ma era soprattutto medico. E questo, tra l'altro, apro una breve parentesi, il fatto che un matematico che ha lasciato traccia perlomeno nei nostri libri di testo e che viene ancora oggi ricordato ogni anno, vi spiego, vi insegno il teorema di Ruffini, non fosse un matematico di professione, ma fosse un medico, ci dice come la figura professionale del matematico, sia relativamente recente. La figura professionale del matematico, quello che
diciamo così, che prende il suo stipendio dal fatto che insegna matematica, ecco, ai vari livelli, beh, è una figura che nasce con la Rivoluzione francese. Ruffini, siamo all'inizio dell'Ottocento, quindi siamo ancora per l'Italia in un periodo in cui comincia la professionalizzazione del lavoro, del mestiere dell'insegnante. Dicevo, non nasce la matematica nel 1861, però effettivamente se pensate al nome di importanti matematici della prima metà dell'Ottocento, anche degli ultimi decenni, beh, insomma, qualche difficoltà a trovare qualche nome in questo senso c'è. Quindi possiamo, sia pure sapendo che effettuiamo una certa forzatura per poi procedere in modo più spedito, possiamo dire che la matematica italiana nasce con l'unità, nasce nel 1861 e nasce a cura, ad opera di un piccolo gruppo di matematici, un piccolo gruppo, i matematici del periodo, i matematici che costruiscono la storia della matematica italiana, sono davvero pochi. Vi faccio qualche nome, anche, non avremo modo di poi di riparlarne, ma giusto per lasciare qualche traccia un pochino con nome e cognome. Beh, è un gruppo di matematici che ci sta nelle dita di una mano. Magari ne dimentico qualcuno, nelle dita di due mani, ma siamo qui a questo livello. I nomi più importanti di questa generazione, prima generazione di matematici italiani, sono quello di Francesco Brioschi. Aggiungo magari qualcosa per far capire come sono persone, vi dicevo, l'intreccio tra storia della matematica e storia del paese. Francesco Brioschi, milanese, Pavia, Milano, è il fondatore del Politecnico di Milano. Quindi 1863 viene fondato il Politecnico di Milano. Ecco, Brioschi, come dire, nelle nostre categorie attuali si occupa di algebra e di analisi. E poi c'è Luigi Cremona, fondatore, ecco qui userò spesso questo termine perché siamo all'inizio, siamo all'ABC della matematica italiana. Luigi Cremona, fondatore della scuola italiana di geometria algebrica, che è uno dei vanti principali della nostra ricerca. E poi Enrico Betti, fondatore della normale, non nel senso che ha fondato la normale che è di, come dire, di origine napoleonica, è, come dire, inizio 800, ma fondatore della normale nel senso fondatore della scuola matematica in normale. È sotto Betti che, diciamo, la normale vive la sua prima stagione importante, la sua prima stagione. E poi a questi matematici possiamo aggiungere Luigi Casorati, Enrico Betti era pisano, dicevo Luigi Casorati, Eugenio Beltrami, e poi basta. D'accordo, qualcuno potrebbe ricordare che so io Angelo Genocchi, Giuseppe Battaglini, ma insomma sono davvero pochi i matematici che costruiscono l'unità. Ecco, più che raccontarvi altri nomi o altri risultati che loro trovano, che loro dimostrano, vorrei raccontare, per essere il più sintetico possibile, alcune caratteristiche con cui la matematica italiana nasce. Quindi stiamo parlando del periodo 1860-50-1880, i primi decenni della vita unitaria. La prima caratteristica è che la matematica italiana nasce bene, nasce con matematici importanti, con matematici significativi che dimostrano, che scrivono pagine importanti nella storia della matematica. Sono matematici che vengono anche conosciuti e apprezzati all'estero, a livello internazionale. Alcuni loro lavori, penso a Brioschi, a quello sui determinanti, vengono tradotti all'estero. Nasce bene perché è un piccolo gruppo, poi ci sono anche, c'è anche una certa dose di fortuna, un piccolo gruppo di matematici che tra loro si trovano bene. Sono, non dico amici, ma sono colleghi tra i quali c'è un clima di cordialità e di forte collaborazione. Risentono del clima ideale, quindi grandi lavoratori, per così dire, grandi lavoratori che vanno d'accordo tra di loro e che, vivono questo periodo. Questo è il primo, diciamo, la prima caratteristica.
La seconda caratteristica, io chiamo questa generazione, la prima generazione attiva, diciamo, grosso modo fino agli anni Ottanta, la chiamo generazione risorgimentale, perché sono matematici che, non vi sto a dire le date, ma tenete presente che quando l'Italia viene fatta negli anni 60, hanno in generale poco più di 30 anni. È una generazione che, con tutte le approssimazioni del caso, è nata negli anni 20-30 del secolo, dell'Ottocento. Quindi sono giovani, questa è un'altra caratteristica. Bene, sono giovani matematici subito importanti, che si sono formati, diciamo, sui campi di battaglia. Questi hanno fatto le guerre del Risorgimento. Brioschi, milanese, era, quando studiava a Pavia, era mazziniano, repubblicano, ha partecipato alle 5 giornate di Milano. Viene imprigionato per qualche giorno, qualche ora, dalle truppe del generale Radetzky, e poi segue le vicende di queste 5 giornate. Enrico Betti, quello pisano, fa parte del battaglione di studenti e professori pisani che partecipa alla prima guerra di indipendenza, quindi stiamo parlando sempre del 48, e partecipa, combatte nella battaglia di Curtatone Montanara. Luigi Cremona partecipa alla difesa di Venezia. Venezia si era liberata dal, come si dice, dal giogo austriaco, e lui partecipa alla difesa di Venezia fino alla sua caduta 48-49. Quindi è una generazione risorgimentale perché partecipa alle guerre del Risorgimento. E una volta che queste finiscono, una volta smessi, per così dire, gli abiti militari, le divise militari, una volta che tornano quindi a indossare gli abiti civili, una volta raggiunta l'unità d'Italia, ecco, trasferiscono l'impegno militare, in molti casi, traducono l'impegno militare in un impegno civile, in una forte passione politica. È uno degli esempi più chiari di quanto il luogo comune dei matematici chiusi in una torre d'avorio sia davvero, come dire, infondato. Ci sono dei controesempi, la generazione risorgimentale è uno dei controesempi più chiari. Le guerre non ci sono più, l'Italia adesso è un paese unito e molti di loro proseguono il loro impegno civile sui banchi del Parlamento, diventano deputati, si veniva eletti, senatori si veniva nominati, un po' come se fossero i senatori a vita, i nostri senatori a vita. Qui diventano deputati, senatori, sottosegretari. La figura più politica da questo punto di vista è quella di Brioschi, o anche ministri. Cremona è stato, sia pure alla fine del secolo e alla fine, quasi alla fine della sua vita, nel 98, è stato per un breve periodo, perché i governi cadevano e se ne facevano altri, è stato ministro della pubblica istruzione. Questa è la seconda caratteristica della nascita della matematica. La matematica italiana nasce bene, nasce con una forte connotazione di impegno civile, e terza caratteristica di quelle che volevo sottolineare, nasce con un forte, per così dire, ancoraggio internazionale. L'Italia, questi matematici italiani sono matematici importanti, ma capiscono che non possono, come dire, crogiolarsi nella loro importanza, nella loro autosufficienza, ma sono tesi a imparare dai modelli delle matematiche e delle società scientificamente più avanzate. Non a caso il battesimo della matematica italiana viene tradizionalmente visto nel viaggio che Betti, Brioschi e quel Casorati di Pavia a cui ho avuto modo di accennare, compiono nel 1858. Quindi l'Unità d'Italia non c'è ancora stata la seconda guerra di indipendenza, ma loro si stanno preparando compiono nelle università, nelle principali università francesi, tedesche e svizzere. Ecco, è un viaggio significativo, è un viaggio che dura
ovviamente un viaggio allora era un viaggio anche da organizzare, i treni c'erano, soprattutto per l'Italia c'erano, insomma era una cosa anche organizzativamente impegnativa, è un viaggio che dura l'estate, un viaggio che dura alcune settimane dell'estate del 58, ed è significativo perché, almeno per due ragioni, significativo perché fa capire che il punto di riferimento è l'Europa. Possiamo cominciare a dire l'Italia deve entrare in Europa, l'Italia deve fare come la Germania e la Francia, questi sono i nostri modelli. E quindi questo forte ancoraggio, dicevo, internazionale, questo rifiuto del provincialismo, rifiuto del localismo, non ci facciamo i fatti nostri, nella nostra parrocchietta, per così dire, ma subito il confronto, lo scambio di idee, la collaborazione, anche l'emulazione con le realtà matematicamente più avanzate. Il secondo tratto caratteristico, anche qui, cioè sul fatto che la matematica, la ricerca matematica, va organizzata. Non è una cosa che nasce, certo, la matematica nasce nella nostra testa, e se uno è stupido, permettetemi, non nasce niente, lo puoi organizzare quanto vuoi, ma non nasce niente. Ecco, però direi non basta, cioè nel senso che le intelligenze, quello che abbiamo nella testa, va organizzato, va aiutato. Va aiutato a svilupparsi, va aiutato a crescere. E allora è un periodo, questi matematici, il loro merito è di aver continuato a fare i matematici, quindi aver, come si dice, dimostrato teoremi, di aver continuato a dimostrare teoremi nel loro campo disciplinare, ma nel contempo di aver costruito le basi organizzative, che poi vogliono dire le università, costruito università, facoltà, corsi di laurea, allargato il gruppo dei docenti di matematica, fondato o rimesso a posto, riorganizzato le riviste scientifiche. Cioè la rivista scientifica, a parte la lettera personale, la corrispondenza tra i matematici che già si corrispondevano. Ecco, l'altro unico modo di comunicazione ancora per alcuni decenni è quello delle riviste scientifiche, e quindi l'Italia doveva avere, sono gli annali, doveva avere una rivista attraverso la quale i nostri lavori venissero conosciuti e apprezzati all'estero. Ecco, questa è la nascita della matematica italiana, uno dei meriti, non dico il maggiore, ma di questa generazione risorgimentale, uno dei meriti maggiori è quello di aver tenuto a battesimo la seconda generazione, i loro allievi. La seconda generazione, sempre con tutta l'approssimazione del caso, possiamo vederla in azione dal 1880 alla guerra, la prima guerra mondiale. La seconda generazione è quella che ha assicurato all'Italia, alla matematica italiana, quello che io chiamo, che viene chiamato solitamente, il suo periodo aureo. Ecco, dal 1880 al 1915 la matematica italiana vive forse il suo periodo, anche arrivando fino ad oggi, vive forse in questi 150 anni di unità, vive forse il suo periodo migliore, il suo periodo aureo, il suo periodo migliore. Per tanti aspetti che adesso cercherò brevemente di mettere in evidenza, sempre proseguendo su quella chiave di lettura della generazione risorgimentale che continua a fare teoremi importanti e nel contempo continua il suo impegno civile, pone le basi per eccetera eccetera. Ecco, il periodo, anche qui qualche nome, perché è il periodo aureo, perché la matematica italiana in diversi campi diventa punto di riferimento internazionale. In questi anni ci siamo spostati in avanti, quindi parliamo degli ultimi decenni dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento, si crea e si consolida la scuola italiana di geometria algebrica. I nomi sono nomi che adesso cominciano a diventare più familiari, sono i nomi di Guido Castelnuovo, quella geometria algebrica di cui avevamo parlato con Luigi Cremone. I nomi adesso diventano più familiari.
Guido Castelnuovo, Federico Enriques, Francesco Severi. La geometria algebrica diventa la geometria italiana e rimarrà per quasi mezzo secolo, del Novecento fino, insomma, agli anni 40-50, rimarrà, per così dire, leader. Gli studi italiani rimarranno i punti di riferimento a livello internazionale. Poi ci sono gli studi di fisica matematica, anche qui nomi che magari ricordiamo, quello di Gregorio Ricci Curbastro e del suo allievo Tullio Levi Civita. E si ricorda a questo proposito il ruolo avuto da Levi Civita nello scambio epistolare con Einstein per, come dire, non correggere, ma insomma per precisare le basi matematiche della teoria della relatività generale. E poi la classica tripartizione della matematica ancora ottocentesca, geometria, fisica matematica, e poi nel campo dell'analisi. E qui sono nomi davvero, anche qui c'è il nome che conosciamo, quello di a Torino, Peano. Peano fa l'analista, si occupa ancora per tutta la fine Ottocento, diciamo per gli ultimi 2 decenni dell'Ottocento, si occupa di analisi. E poi c'è la scuola pisana, il caposcuola è Wilsedini, e da lui nomi che insomma importanti, quello di cui vorrei parlare dopo, quello di Vito Volterra, ma anche quello di Salvatore Pinkerle, di Guido Fubini, Leonida Tonelli, Giuseppe Vitali. Ecco, per dire il periodo aureo. Quando, se voi aprite un libro di storia della matematica, magari non italiano, italiano ovviamente cita parecchi autori italiani, ma se voi prendete un libro di storia della matematica internazionale, nel senso non scritto italiano, non scritto da un autore italiano, ecco, diciamo così, e cercate chi sono i nomi dei matematici italiani che vengono citati, vabbè, risalendo, è chiaro che si parte, non so, si parte da Archimede, d'accordo, ma insomma, venendo a secoli non così lontani, trovate, che so io, nel 200, trovate il nome di Fibonacci, d'accordo, viene citato. Poi trovate abbastanza spesso i nomi degli algebristi italiani del 500, a proposito della risoluzione delle equazioni di terzo e quarto grado, trovate il nome di Cardano, di Tartaglia. Poi non molto di più per molti, vabbè, il nome di Galileo, matematico sì, matematico no. Ecco, i nomi che trovate citati, oserei dire in tutti i libri di storia della matematica, non necessariamente italiani, sono quelli dei matematici di questa generazione. Il nome che viene citato se si trova, Castelnuovo, Enriques, Severi, quelli che ho fatto fino adesso, Levi Civita, Curbastro, Levi Civita. E poi vengono citati i nomi degli analisti, Peano con la sua curva, di solito viene citato per la curva di Peano, per il teorema di esistenza per l'equazione differenziale del primo ordine, per lo sviluppo di, per il modo in cui scriviamo il resto nello sviluppo di Theil. Viene citato Giuseppe Vitali, di cui si dice i suoi studi sono arrivati contemporaneamente a degli esiti importanti, contemporaneamente e indipendentemente da quelli di Lebesgue, teoria dell'integrazione. Viene citato, beh, abbiamo tutti studiato il teorema di Fubini-Tonelli. Tonelli viene studiato per il calcolo delle variazioni, metodi diretti, e poi Volterra, ma di questo parlerò più espressamente dopo. Ecco. Quindi davvero stiamo assistendo, è il periodo migliore della matematica italiana, che viene anche riconosciuta, dicevo, a livello internazionale, non è solo un nostro adesso, come dire, apprezzamento magari venato da qualche nazionalismo di troppo. L'elemento, il dato che può far così fotografare attraverso, magari è chiaro che l'importanza di una scuola, di una ricerca andrebbe commisurata in base alla matematica, che il discorso diventerebbe interno alla matematica. Ma se noi vogliamo rimanere sulla superficie
e vederla dal di fuori, però dal di fuori cogliere qualche segnale che ci faccia capire l'importanza di cui stiamo parlando. Vi dicevo che i matematici comunicavano fino a fine 800, comunicavano sostanzialmente attraverso le lettere, si scrivevano tra di loro. E poi c'erano le riviste scientifiche, eccetera, eccetera. Ecco, verso la fine dell'Ottocento cominciano i congressi dei matematici, congresso internazionale dei matematici. Cominciano, beh, c'è un primo, diciamo che cominciano nel 92-93, negli Stati Uniti, a Chicago in particolare, si ricorda Cristoforo Colombo, si ricorda quella che per noi è la scoperta dell'America. E allora si organizza tutta una serie di, ovviamente, di eventi, sono 500 anni dalla scoperta dell'America, tutta una serie di eventi, di celebrazioni, eccetera, eccetera, e anche un congresso dei matematici. A questo congresso partecipano alcuni matematici europei. La matematica era sostanzialmente una matematica europea. La matematica era ancora la matematica francese e tedesca, a cui si era aggiunta la matematica italiana. E poi, ovviamente, singolo, non è che fosse vietato negli altri paesi avere dei singoli matematici, ma le scuole matematiche erano quella francese, quella tedesca e quella italiana. Non esisteva ancora la matematica americana. Esisteva, nel senso che non aveva ancora raggiunto, non c'era ancora l'Unione Sovietica, ovviamente, e così via. Quindi era una matematica europea continentale, molto ristretta. Questo convegno a Chicago, partecipano alcuni anche, dicevo, matematici europei, tra questi Felix Klein, quello del programma di Erlangen, e va a Chicago, si accorge che il... racconto così, termini molto ingenui, si accorge che il ritrovarsi tra matematici che non si conoscevano solo di nome, è la prima volta che si guardano in faccia, è la prima volta che parlano tra di loro. Beh, che ecco, il parlarsi è una cosa molto bella, a parte piacevole dal punto di vista umano, ma è una cosa anche molto importante dal punto di vista scientifico. Si scambiano idee e si scambiano molto più rapidamente che non scrivendosi, aspettando la risposta, eccetera, eccetera. E allora pensa che un'esperienza simile vada ripetuta anche in Europa, vada ripetuta, perché non ci incontriamo noi matematici ogni periodicamente? La stessa idea l'aveva anche un altro matematico tedesco, l'idea è tedesca inizialmente, Georg Cantor, quello degli insiemi infiniti, per capirsi. Bene. E i due procedono anche abbastanza, non insieme, abbastanza, i rapporti non erano, come dire, dei più facili tra di loro, e però alla fine si trattava di convincere i francesi. I francesi avevano organizzato un convegno di bibliografia matematica, guidato da Poincaré, in occasione anche qui di un anniversario, quello della Rivoluzione francese. Quindi si comincia a parlare di questa ipotesi di organizzare. E allora, però, chi lo organizza? Francia e Germania, non sono la Francia e Germania di adesso, sono la Francia e Germania che si erano combattute tra di loro 20 anni prima, 1870. Quindi voglio dire, Francia e Germania, chi organizza dove? In Francia, in Germania? Non era una questione abbastanza delicata. Alla fine ci si mette d'accordo e si organizza il primo congresso internazionale in campo neutro, a Zurigo. Zurigo campo neutro perché vuol dire Svizzera, ma tutto sommato sotto, come dire, nell'area culturale tedesca. 1897, prova generale, congresso numero zero. E si decide anche in questa occasione il format che reggerà per alcuni decenni. Si decide che le conferenze generali, quelle a cui ascoltate da tutti, devono essere quattro, e tenute uno da un matematico tedesco, uno da un matematico francese, uno da un matematico italiano e un altro di un paese a rotazione, a seconda del paese che ospita, a seconda delle personalità scientifiche che possono essere coinvolte, così via. Per l'Italia viene invitato Peano.
convegno va bene, tutti soddisfatti, si decide di partire. 1900 si tiene il primo congresso, o secondo se si considera quello di Zurigo, a Parigi. Insomma, l'occasione, bisogna convincere i francesi, si tiene a Parigi. Per l'Italia viene invitato Volterra a tenere, vengono invitati tutti ovviamente, sono invitati, ma a tenere la relazione generale viene invitato Volterra. E poi naturalmente, siccome nel 1900 si è fatto in Francia, è chiaro che nel 1904 si decide per una cadenza quadriennale, si tiene in Germania. E il convegno del 1904 si tiene ad Heidelberg. Per l'Italia il plenary speaker è Corrado Seger, adesso un geometra algebrico di cui non ho avuto finora occasione di parlare. A questo punto si decide, bisogna decidere chi terrà il terzo congresso. Francia d'accordo, Germania d'accordo, ma chi è, se mi permettete, la terza potenza matematica del mondo o europea, che poi era un po' la stessa cosa. E alla fine, in ballo ci sono, è un pochino Italia-Inghilterra, e alla fine è l'Italia a spuntarla. Ecco, da questa che vi ho raccontato come se fosse una storia di chi organizza le prossime Olimpiadi, ma un pochino clima è un po' simile, ecco, si capisce come a livello internazionale la matematica italiana sia considerata una realtà importante, talmente importante che le possiamo affidare alla matematica italiana, all'Accademia dei Lincei e al Circolo Matematico di Palermo, sono storie adesso che non posso raccontare nei dettagli, comunque sono loro gli organizzatori, non esistevano ancora le organizzazioni nazionali dei matematici, l'UMI, l'Unione Matematica Italiana, voi sapete che è stata fondata nel 22 o 23, bene, e quindi il Congresso Internazionale di Roma che Accademia dei Lincei e Circolo Matematico di Palermo organizzano congiuntamente, quindi vi dicevo, matematica italiana, seconda generazione, matematica italiana, periodo d'oro, riconosciuta nel suo valore scientifico a livello internazionale, e l'assegnazione del terzo congresso può essere un episodio che riesco a raccontare, dal quale si può capire l'importanza raggiunta dai nostri studi. Quando vi parlavo della generazione risorgimentale, se ricordate, dicevo che è stata una generazione importante perché ha scritto teoremi importanti, ha dimostrato, insomma, ha scritto teoremi importanti nel senso, vuol dire che ha raggiunto un livello scientifico considerevole e che però nel contempo è stata molto generosa e si è spesa e si è impegnata anche a livello civile. Ecco, qui la stessa cosa possiamo... L'imprinting è un po' lo stesso. Cioè questa seconda generazione è figlia della prima. Non sono matematici che si rinchiudono nella loro... Fatemi usare questo trito e ritrito luogo comune, nella loro torre d'avorio. Si occupano di matematica, scrivono pagine importanti che ancora adesso vengono ricordate nei libri di storia della matematica, nei libri di matematica, compare ancora in taluni casi il loro nome, e che però si occupano anche di altre cose. Pensano che il mestiere del matematico, il mestiere del professore di matematica, del professore universitario, parta dal dimostrare teoremi, ma non si esaurisca nel dimostrare teoremi. Si occupano anche di altre cose. Si occupano, ad esempio, dell'organizzazione della scuola preuniversitaria. Potete immaginare quale fosse la situazione della scuola italiana, qui stiamo parlando di fine 800, inizio 900, i decenni che dall'Unità d'Italia sono stati solo 3 o 4, l'Italia ereditava le scuole dai vari stati preunitari, insomma, potete immaginare una situazione particolarmente pesante. E i matematici allora sono una delle comunità più attive. Nel 1895-96 viene costituita la Matesis, l'associazione che ancora adesso esiste, che raggruppa gli insegnanti di matematica delle scuole preuniversitarie. E c'è un professore universitario,
vari professori universitari partecipano, anche se ci sono varie discussioni se possono partecipare in prima linea, non in prima linea, oppure se non devono invadere troppo il campo, ma tra i matematici che perlomeno collaborano molto alla fondazione della Mathesis c'è Peano. La Mathesis nasce a Torino, il suo presidente Rodolfo Bettazzi. Quindi partecipano al... Francesco Severi sarà nel 1909-1910 presidente della Mathesis. Quindi si occupano dei vari progetti di riforma della scuola, per quanto riguarda l'insegnamento della matematica, si occupano e preoccupano dell'organizzazione degli insegnanti di matematica, perché tra di loro possono discutere, possono conoscersi, possono scambiarsi idee, possano migliorare la loro didattica. Però in fondo la Mathesis è ancora scuola, e quindi è abbastanza, come dire, è quasi ci si aspetta che un professore universitario si occupi anche, sempre per la matematica, si occupi anche di come gli arrivano poi i ragazzi, quindi si occupi anche della scuola degli anni precedenti. Però i matematici non fanno solo questo. I matematici, alcuni, diciamo, alcuni dei più rappresentativi, come sempre quando diciamo i matematici, non sappiamo cosa facevano i matematici nella loro globalità, però possiamo dire che, quando diciamo i matematici, alcuni dei più rappresentativi non solo si interessano dell'insegnamento della matematica, delle scuole, ma si occupano anche di cose che non sembrano lontane dai loro... Si occupano di filosofia, i matematici. E anche qui voglio ricordare che un matematico, Federico Enriques, scrive nel 1905 un volume importante come I problemi della scienza, fonda un matematico la Società Filosofica Italiana, di cui diventa presidente, e un matematico, sempre Federico Enriques, organizza nel 1911 a Bologna il Congresso Internazionale di Filosofia, che è quel congresso che poi darà... dire, darà luogo alla polemica, alla stroncatura, alla forte polemica con Benedetto Croce. Ecco, quindi vorrei dare, non so se sono riuscito a dare quest'idea, di matematici che si occupano profondamente di matematica, ma guardano anche al di fuori della matematica. E questo guardare al di fuori a volte scorre in parallelo alla loro attività di ricerca. Altre volte, invece, questo guardare fuori è proprio intrecciato con la loro... Cioè, pensano che la matematica, in generale la scienza, debba essere uno dei motori dello sviluppo sociale del paese. Questa è una presenza, nella storia d'Italia, è una presenza minoritaria, ma non marginale. Per noi il punto di riferimento è la generazione risorgimentale, quindi soprattutto Francesco Brioschi. Però se un attimo allarghiamo un attimo al di fuori dell'ambito matematico, ecco, il punto di riferimento principale di questa, sembra di parlare di oggi, di questo la scienza è importante per il futuro del paese. La scienza è importante non solo per la scuola, è importante per la società. Ecco, il punto di riferimento iniziale è Quintino Sella. Quintino Sella non era un matematico, Quintino Sella era un ingegnere, che poi aveva anche scritto autore di alcune pubblicazioni, soprattutto nella cristallografia. Quindi era un uomo di scienza. Poi Cavour lo seduce, lo convince a scendere in politica, e lui fa il politico. Sapete che Quintino Sella è stato è stato soprattutto ministro delle finanze, è quello dell'economia, è quello di cui si parla anche adesso sui giornali periodicamente, quando i nostri governi sono in crisi, allora approvano un programma di austerità, si dice bisogna tornare a fare come faceva Quintino Sella, l'austerità fino all'osso. Ecco, Quintino Sella è questo. È uno che, come ministro delle finanze, prima di autorizzare una spesa ci pensava non due, ma tre, quattro, cinque volte. Eppure in questa sua super austerità, le spese
per l'istruzione e per la cultura scientifica, queste non le ha mai tagliate. Non le ha mai tagliate, ma non perché fosse buono, non so se era buono o cattivo, ma non le ha mai tagliate perché credeva che da queste spese fossero un investimento, fossero il motore dell'Italia del futuro. E quando va, è uno degli uomini politici che maggiormente nel 1870 insiste perché, preme perché, approfittando della crisi francese sconfitta dai tedeschi, l'Italia si prenda Roma, completi la sua unificazione con la presa di Roma, 1870. Ecco, quando arriva a Roma, quando lo Stato arriva a Roma, volevo leggervi questo scambio, se riesco a trovare, ecco, questo scambio di battute, sono poche, leggo poche righe, con uno storico, Theodor Mommsen, che gli chiede: che cosa intendete fare a Roma? Questo ci inquieta tutti. A Roma non si sta senza avere dei propositi cosmopoliti. Sia l'impero che il papato guardavano al mondo, ma voi? Quale idea ecumenica potrà giustificare la vostra presenza sui colli fatali? Ecco, a questa domanda provocatoria Sella risponde: quale idea ecumenica? La scienza, con la S maiuscola. Ecco, questa è l'idea che alcuni padri della patria avevano del futuro del paese. È chiaro che è un'idea, come dire, già ai tempi della prima generazione, già ai tempi di Sella, era un'idea condivisa da alcuni e, non dico osteggiata, ma trascurata da altri. Col passare degli anni, mentre la presenza, stiamo parlando della seconda generazione, la presenza degli scienziati diventa sui banchi del Parlamento, nel governo, diventa minore, perché il ceto politico nel frattempo si è costruito, ha coperto i buchi, e quindi i politici ricorrono agli uomini di scienze, ai professori universitari, quando ne hanno bisogno, appena possono, prima o poi ci si fremono per rioccupare i propri posti. Quindi col passare dei decenni quest'idea diventa minoritaria, però è un'idea che attraversa il paese e di cui gli uomini della seconda generazione, vi dicevo, si fanno paladini, si fanno portavoce. Chi all'interno della seconda generazione esprime con maggiore forza questo grande matematico, ma che si spende anche per il paese e si spende per il futuro del paese in nome della scienza, in nome della matematica nel nostro caso, è Vito Volterra. E io volevo dedicare l'ultima parte di questo mio intervento, finora ho cercato di dare una descrizione corale della prima generazione, della seconda generazione, senza parlare di nessun matematico in particolare, ma solamente accennando ad alcuni. Ecco, volevo concludere invece raccontandovi, anche qui in pochi minuti, se ben chiaro, raccontandovi chi è stato Vito Volterra e perché Vito Volterra è un tipico rappresentante di tante cose, un tipico rappresentante di questa seconda generazione di matematici che assicura all'Italia, alla nostra matematica, il suo periodo aureo, perché è l'illustre rappresentante di questa scienza che scrive pagine importanti dal punto di vista scientifico e ugualmente pensa che la scienza sia importante a livello sociale, che vuol dire culturale ed economico. Volterra era nato nel 1860, le date da tenere presente per chi non le ricordasse sono 1860-1940, quindi attraverso 80 anni è vissuto, attraversa un lungo periodo della nostra storia. Attraverso il periodo giolittiano, che è quello di cui stiamo parlando tra inizio Novecento, attraverso la guerra, attraverso il fascismo. Muore nel 1940. Giusto per dire, lui è anconetano, poi per vicende familiari si trasferisce a Firenze, è normalista, ecco, quindi è un esponente della normale di Pisa, allievo di Dini, di Ulisse Dini,
anche se poi si laurea, perché Dini nel frattempo era anche, faceva vita politica a Roma, era deputato e senatore. A Pisa si faceva vedere meno, e allora Volterra aveva, il giovane Volterra, studente, aveva bisogno, aveva voglia di parlare con uno, un professore che ci fosse, insomma, che fosse presente. E allora col secondo biennio volge la propria attenzione verso Betti. Quindi Dini e Betti, in questa storia che vi sto raccontando, vogliono dire l'analisi, Dini, e la fisica matematica, Betti. E lui si laurea in fisica a Pisa. Poi fa una carriera che adesso non sto a ricordare, ma molto veloce, e di fatto insegna solo in tre università: Pisa, dove diventa subito professore ordinario di meccanica razionale, poi si trasferisce, adesso non sto a spiegare perché, eccetera, si trasferisce a Torino, gli ultimi anni del secolo dell'Ottocento li passa a Torino, l'ultimo decennio lo passa a Torino, e poi dal 1900, proprio 1900, in poi è a Roma. Ecco, perché dico che Volterra è forse la più grande espressione della matematica italiana di quel periodo, io credo non solo di quel periodo. E perché Volterra è una figura che a me, e non solo a me naturalmente, a distanza è morto 80 anni fa, è nato 150 anni fa, quindi ormai parecchio tempo è passato, ecco, perché pare ancora adesso di una grande attualità? Perché è una figura che ci interessa, ecco, al di là del... Beh, anzitutto partiamo sempre dalla matematica. È stato un grande matematico. È stato un matematico molto importante, ha scritto dei teoremi. Ecco, non solo ha scritto dei teoremi, parlo sempre così in modo un po', ma ha fondato, sì, non saprei come, ha costituito delle teorie, delle intere teorie, non so se mi spiego. Non ha solo dimostrato un teorema originale, profondo, ma tutto sommato un particolare teorema. No, ha costruito delle teorie. Basta citare che è, io dico il fondatore, poi per essere un po' più cauto, uno dei fondatori dell'analisi funzionale. L'analisi funzionale è stato uno dei motori di sviluppo della ricerca matematica per tutto il Novecento. Ecco, l'ha costruita, ha scritto le prime pagine di questa disciplina, un ragazzo con una serie di articoli del 1887, era nato nel 60, un ragazzo di 27 anni, di 27 anni. Ha introdotto in questi articoli del 1887 il concetto di funzionale. Io ho scelto di non parlare di matematica, non ho la lavagna, non ho slide, eccetera. Ma fatemi dire, sia pure a parole, ricordare che cos'è un funzionale. Un funzionale è una funzione dove la y, tanto permettetemi di parlare così, è sempre un numero reale, ma la x non è un altro numero reale, ma la x è una curva. Cioè studia quelle che lui chiama funzioni di funzione, funzioni che dipendono da una curva. L'idea che più semplice che riesco forse a spiegare in qualche modo, chi conosce poi la leggenda di Didone, il calcolo delle varie, ma potete pensare di essere sulla riva del mare, di avere due punti sulla riva del mare, il mare è dritto, naturalmente rettilineo, e avete due punti sulla riva del mare e li dovete collegare sulla terraferma, li dovete collegare, avete una corda, ecco, fate finta di avere una corda, li dovete collegare con una corda, questi due punti che sono sul bagnasciuga, sulla riva del mare, li dovete collegare con una corda in modo da racchiudere l'area massima. Ecco, è chiaro che l'area da voi racchiusa con questa corda dipenderà dalla configurazione geometrica. Ecco, l'area, un numero, la y, dipende dalla forma della curva che voi avete scelto. Ecco, questo è un funzionale. E allora per questi funzionali costruisce un calcolo simile a quello ordinario che noi spieghiamo ai nostri ragazzi a partire dalla quinta liceo scientifico. E quindi dalla definizione di limite, dalla definizione di derivata, precedendo quella che poi verrà chiamata derivata di Gateau, e costruisce tutto il calcolo per i funzionali. Certo, non siamo ancora al concetto di analisi funzionale astratta, che si avrà sostanzialmente a partire dalla tesi del matematico francese Fréchet del 1906.
qui lui considera, come dire, funzioni che dipendono da una curva continua, solo da queste, quindi sono ancora dei casi particolari, ma questa è la nascita dell'analisi funzionale. Quindi, ecco, stiamo parlando di un matematico di questo livello. Poi, altro elemento interessante, quindi, primo elemento è di, come dire, di ammirazione, di apprezzamento per queste grandi pagine del pensiero matematico che questo ragazzo via via, poi meno ragazzo ovviamente, ha saputo scrivere e ha continuato a scrivere ovviamente anche nei decenni precedenti. Poi un altro elemento che ci interessa, è il fatto che è difficile classificare Voltaire. Voltaire è stato un analista, sì, è vero. Voltaire però è stato anche, lo puoi definire anche un fisico matematico. Questa doppia anima, Dini, Ulisse Dini, Enrico Betti, continua a far parte della sua, sempre della sua personalità scientifica. Interessante. Voltaire è stato un matematico puro, perché usava strumenti matematici molto raffinati, addirittura avveniristici per la sua età, l'analisi funzionale. Però è stato anche un matematico applicato. È sempre stato mosso nelle sue indagini dalla ricerca della risoluzione di un problema. Quindi matematico puro, matematico applicato, senza grosse distinzioni, senza grosse fratture. E del matematico applicato, ma io credo anche del matematico puro, aveva una grande qualità la curiosità. Era un matematico, cioè non è il matematico che di fronte a un problema dice no, questo non mi interessa, questo no, sono cose di cui non mi occupo. È un matematico curioso nei confronti del mondo. E quindi quando si tratta nel 1901, lui si è trasferito da poco a Roma, gli danno da fare, da tenere la prolusione per l'anno accademico, ed è chiaro che bisogna scegliere un argomento un po' non proprio matematico, perché sennò gli altri non capiscono, matematico, un argomento un po' interdisciplinare, d'accordo, nulla gli vietava di scegliere un argomento tra matematica e fisica, no, lui sceglie sui tentativi di applicazione delle matematiche alle scienze economiche e biologiche, cioè sceglie all'economia. L'economia matematica era appena nata, va, diciamola così. Pareto aveva appena scritto da pochi anni a Losanna il suo corso di economia politica. E lui parla di questo. E nel 1906 recensisce il manuale di economia politica. E negli anni 20, di cui non parlo, quando il genero gli pone un problema relativo a una statistica dei pesci, faceva il biologo, D'Ancona, e lui non dice no, questo è un problema, e gli pone un problema sul quale, il modello preda-predatore, ecco, del quale non voglio parlare adesso, e lui non dice non è un problema che mi interessa, no, questo è fuori dal mio campo, si parla di pesci, io sono un matematico, non mi occupo di pesci, ecco, no, elabora il modello che viene chiamato preda predatore Lotka Volterra, che anche qui è l'avvio delle ricerche e l'ecologia matematica. E ancora, perché attuale? Perché non solo fa il matematico puro e il matematico applicato nel contempo, ma scrive, teorizza queste cose, le scrive, ci riflette sopra, ed ha Volterra una delle, io penso la prima, ma per essere sempre prudente, una delle prime descrizioni del concetto di modello matematico. Dice cioè che gli occhi del matematico non interfacciano direttamente con la realtà. Se io devo contare quante mele ho sul tavolo, d'accordo, le conto. Se le devo sommare, d'accordo, le sommo. Ma di fronte a problemi più complessi, il matematico non interfaccia, non parla direttamente con il mondo. Nella sua complessità. Il mondo è troppo difficile da parlargli insieme. Allora ho bisogno di un filtro tra i miei occhi e la mia testa e il mondo. E questo filtro, questa traduzione del mondo in termini per me matematico più accessibili, si chiama modello matematico.
Il modello matematico è una rappresentazione semplificata e formale del mondo, di un aspetto, di un particolare aspetto del mondo. E ancora, ultimo aspetto che vorrei sottolineare. Voltaire è un uomo politico, anche questo è un elemento interessante della sua personalità, un grande matematico che fa il politico. È politico perché, d'accordo, perché viene nominato senatore da Giolitti nel 1905 e da allora lui siede sui banchi del Senato. Ma è politico perché il suo gesto forse più politico, io mi accorgo di essere stato un po' lungo, quindi mi dispiace. Cerco di chiudere rapidamente. È politico quando nel 1907 fonda la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, che è oggi chiameremo un'associazione culturale, scientifica. È una cosa importante, perché non c'erano precedenti. Perché il messaggio che viene dalla SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze, è rivolto ai colleghi matematici, colleghi uomini di scienza, per dire la SIPS è un luogo dove si trovano tutti gli uomini di scienza e anche non di scienza. E allora il messaggio che rivolge ai colleghi è dire: giusto che tu dal lunedì al sabato ti occupi del tuo problemino, problemino non è problemino profondo, difficile, ma problemino nel senso di molto delimitato. Ma la domenica è bene che tu respiri un po' di aria nuova, non fossilizzarti sul tuo problema, forse anche il più importante di questo mondo, ma confrontati la domenica con gli altri. C'è bisogno, da una parte, dal lunedì al sabato, di coltivare la specializzazione e dall'altra, la domenica, di superarla. Hai bisogno di sentire, di parlare con gli altri matematici, hai bisogno di parlare con chi non è matematico, hai bisogno anche di parlare con uomini di cultura umanistica. Ma anche qui non per diventare uomo colto, no, ma per la stessa produttività della tua ricerca matematica. Primo messaggio rivolto agli uomini di scienza. E secondo messaggio rivolto ai palazzi del potere, troviamoci ogni anno, facciamo il congresso della SIPS, facciamo vedere che siamo in tanti, facciamo vedere alla politica che non può trascurare gli uomini di scienza, che non può più andare avanti nominando ministri, sottosegretari, eccetera, persone che, cioè escludendo questa parte vitale del paese. Ecco, questo è Voltaire, che poi, diciamo, 1907, nel 1908 organizzerà a Roma il Congresso Internazionale dei Matematici ed è un quadro che io, come dire, mi piacerebbe sviluppare, ma che devo chiudere qua dicendo solo che è un quadro che sembrerebbe, da come l'ho raccontato, destinato ad un futuro, cioè ci sono tutte le premesse, per carità, nulla è garantito, ma ci potevano essere tutte le premesse per pensare ad un futuro davvero buono, un futuro interessante. Ma siamo arrivati nel 1908. 6 anni dopo cambia tutto, 6 anni dopo niente, 6 anni dopo scoppia la guerra. E la guerra è il cambiamento di tutto. Accenno solamente come titolo che Volterra è un deciso interventista, è uno di quelli che viene chiamato, di quella corrente che viene chiamata di interventismo democratico, pensa che la guerra sia giusta, pensa che quella guerra sia giusta, per combattere il militarismo prussiano, scandalizzato da come i tedeschi avevano ridotto il Belgio, avevano ridotto la biblioteca dell'Università di Lovanio e dell'appoggio che gli uomini di scienza tedeschi, almeno 93 di loro, molti premi Nobel, avevano dato il sostegno e l'appoggio che avevano dato al militarismo prussiano. Ecco, è contro di questo. E qui tenete presente davvero le ultime parole, tenete presente che dall'impegno di Volterra nella Prima Guerra Mondiale, lui combatte davvero, combatte, va sui dirigibili, insomma, non lo dice solo a parole. E dal suo impegno dopo nasce il CNR, di cui Volterra sarà il primo presidente nel 1923.
Grazie.